Buongiorno, 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 ben ritrovati a questa videoanalisi dedicata ai principali titoli azionari, quello che state vedendo sui vostri monitor è un progetto unico in Italia, la Trading Zone, una community di più, tanti servizi per il vostro trading, di più, servizi premium, di più, buone Amazon per gli utenti più attivi ogni giorno, 25 euro, di più, sempre di più, cresce sempre di più, qui stavo seguendo anche l'evoluzione del grafico, qui c'è le dirette, Sky TG24. 24, Rai News, CNBC, tutto anche tramite app. Davvero, venite sopra, trovate il link che vi rimanda al mio sito internet, lo trovate anche nella descrizione sotto nel video YouTube. E facevo notare proprio l'altro giorno, guardate che mese di novembre, sta per chiudersi oggi, ultima seduta, un mese pazzesco, spettacolare, livelli, performance mai viste prima. E adesso andiamo a vedere quella che è la situazione. Guardate, questo è l'andamento da inizio mese, inizio mese praticamente, visto che è a un mese la performance. La Spagna fa più 23 e l'Italia più 19,52. Non è proprio un caso oggi che sono i titoli, gli indici, chiedo scusa, che stanno accusando un po' di stanchezza. Piazza Affari in questo momento, state vedendo i grafici sotto un minuto, sopra quello di tendenza giornaliera e Kinashi, che dice l'Italia meno 0,64%, 141 punti in meno rispetto alla chiusura di venerdì, e si vede del rosso, è ancora verde, un trend partito con la verde del 2 novembre, prendendo come riferimento l'apertura del giorno dopo, quasi 21 punti, e la Spagna è l'altra situazione abbastanza simile, anche qui tracce di rosso, però bisogna vedere come chiude questa sera, se ci sarà il segno positivo, segno negativo, se sarà confermato o meno quella rossa. E quindi abbiamo un DAX che ha dato dei segnali di forza al rialzo con la violazione venerdì scorso della resistenza dei 13.255, e occhio perché un po' più in alto c'è la resistenza sui massimi storici. L'Eurostox, che è stato il primo indice a bucare una zona di resistenza, la Francia, come l'Italia e la Spagna, non ha proprio neanche dato possibili segnali di inversione, e ancora al ribasso in attesa di avere notizie dal fronte Brexit invece l'indice inglese sotto questa resistenza 6.473. E dall'altra parte dell'oceano tutto a rialzo. Dow Jones sopra la resistenza, vicinissimo al massimo storico, sopra i 30.000. Standard & Poor's pure segnali anche qui di nuovi possibili trend al rialzo, e il Nasdaq 100 più 0,87 venerdì, e anche se questa mattina i futures sono negativi, stanno recuperando comunque dai minimi, sono tutti impostati al rialzo. Ti aspetto, ci vediamo nella Trading Zone. Buona giornata e buona settimana a tutti.